Risorto al mattino, il primo giorno dopo il sabato, Gesù apparve prima a Maria di Magdala, dalla quale aveva scacciato 7 demoni. Questa andò ad annunciarlo a quanti erano stati con lui, ed erano in lutto e in pianto. Ma essi, udito che era vivo e che era stato visto da lei, non credettero. Dopo questo, apparve sotto altro aspetto a 2 di loro, mentre erano in cammino verso la campagna. Anch'essi ritornarono ad annunciarlo agli altri, ma non credettero neppure a loro. Alla fine apparve anche agli 11, mentre erano a tavola, e li rimproverò per la loro incredulità e durezza di cuore, perché non avevano creduto a quelli che lo avevano visto risorto, e disse loro: «Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo a ogni creatura». Che fatica credere questi discepoli. Non bastano Maria di Magdala e i 2 di Emmaus. Ci voleva l'intervento diretto di Gesù risorto per scuoterli, altrimenti rischiavano di buttare tutto all'aria. Hanno vissuto 3 anni con il Maestro, affrontato la folla ogni giorno, visto miracoli, attraversato la passione e alla fine, proprio quando era arrivato il giorno definitivo, il giorno della vittoria, loro non credevano. Oggi voglio commentare questo brano con un racconto che prendo da un vecchio film, vecchio ma sempre nuovo, proprio come il titolo che porta, Nuovo Cinema Paradiso. Una volta un re fece una festa e c'erano le principesse più belle del regno. Basta. Un soldato che faceva la guardia vide passare la figlia del re. Era la più bella di tutte e se ne innamorò subito. Ma che poteva fare un povero soldato a paragone con la figlia del re? Basta. Finalmente un giorno riuscì a incontrarla e ci disse che non poteva più vivere senza di lei. La principessa fu così impressionata dal suo forte sentimento che ci disse al soldato: «Se saprai aspettare 100 giorni e 100 notti sotto il mio balcone, alla fine io sarò tuo». Subito il soldato se ne andò là e aspettò un giorno, e 2 giorni, e 10, e poi 20. E ogni sera la principessa controllava dalla finestra, ma quello non si muoveva mai. Con la pioggia, con il vento, con la neve, era sempre là. Gli uccelli ci cacavano in testa e le api se lo mangiavano vivo, ma lui non si muoveva. Dopo 90 notti, era diventato tutto secco, bianco, e ci scendevano le lacrime dagli occhi e non poteva trattenerle, che non aveva più la forza manco per dormire, mentre la principessa sempre che lo guardava. E arrivati alla 99esima notte, il soldato si alzò, si prese la sedia e se ne andò via. Ma come? Alla fine? Sì, proprio alla fine, Totò. E non mi domandare qual è il significato, io non lo so. Se lo capisci, dimmelo tu. Boh.